Toledo, una delle principali vie dello shopping napoletano. Migliaia di persone transitano da qui ogni giorno. Ma cosa è successo con la ZTL? Andiamo a scoprirlo! Ci troviamo con il signor Rosario Ferrara, che è il referente territoriale del centro commerciale Toledo Spirito Santo, e sentiremo dalle sue parole come vanno le cose in merito alla zona commerciale, al commercio riguardo alla ZTL. Dunque, la situazione è abbastanza complicata perché ci troviamo di fronte a una emergenza dei trasporti pubblici, dove c'è una distanza abissale tra un passaggio e l'altro delle varie linee che servono in questo nostro territorio, e quindi la gente non scende, è un po' diciamo infastidita dal fatto di dover scendere al centro e quindi sopportare questi disagi. L'unico mezzo di accesso al centro rimane la metro, che improvvisamente da forfè perché ci sono problemi tecnici una volta, perché poi ci sono dei guasti in un'altra. Parcheggi non esistono, il primo di prossimità è quello del Brin via Marina, e quindi in queste condizioni veramente stiamo affrontando una seria problematica di vivibilità proprio dei nostri negozi. Il presidente Ferrara decide di accompagnarci in questo tour che va da Piazza Dante fino al primo tratto di via Toledo per sentire le voci dei commercianti. Buongiorno! Come va con questa ZTL? Malissimo. Come mai? Perché ha un procedimento di regolazione stradale che non ha un senso comune, salvo che quello di vedere la Piazza Dante storica con i mercatini di bancarelle, manifestazioni delle più varie. Quindi lei nota un effettivo calo di affluenza? Del 70% circa. Poca gente che entra nei negozi, è diventata una zona molto solitaria, e sinceramente anche noi storici bravi commercianti ci troviamo in condizioni disagiate. Va male, noi abbiamo perso parecchi clienti perché venivano qui con le macchine per comprare valigie, perché qui vendiamo valigie e sono abbastanza ingombranti, e quindi abbiamo perso tantissimo. È da tempo che stiamo facendo richieste, ma niente, nessuno ci ascolta. Abbiamo avuto un calo quasi del 43%. E continua ancora a scendere, quindi siamo proprio in croce totale, anzi siamo quasi per chiudere. La media del calo di incassi è stata intorno al 40%, per il food abbiamo registrato invece, e quindi lì potremmo attribuirlo alla crisi, che a parità di numero di scontrini è stato l'incasso invece che è calato di oltre il 50%. Ci troviamo in una pasticceria, anche questo settore ha subito delle difficoltà riguardo con l'avvento della ZTL? Assolutamente sì, nonostante il nostro prodotto comunque di altissima qualità, abbiamo comunque accusato molto questa ZTL proprio a causa della marcata circolazione delle automobili, quindi logicamente c'è stato un afflusso abbastanza basso. Posso chiederle come vanno gli affari con la ZTL? Gli affari vanno bene, per fortuna. Il caffè lo prendono ancora. Ci sono delle correzioni da apportare, questo sicuramente. Per il resto va bene la ZTL. Guardi, non troppo bene, ovviamente. Anche se noi eravamo tra i fautori, siamo sempre stati tra i fautori della ZTL. Soltanto che abbiamo sempre detto negli ultimi tempi che il sindaco avrebbe dovuto ascoltarci. Inizialmente eravamo anche abbastanza soddisfatti di come andavano le cose, ma nell'ultimo anno e mezzo, con la crisi dei trasporti pubblici, non dovuta all'amministrazione comunale, questo lo sappiamo, è un problema della regione, circumvesuviana che non funziona, cumana che non funziona, i trasporti cittadini al 30%, il sindaco avrebbe dovuto in tempo, quindi diciamo anche un anno e mezzo fa, rivedere il provvedimento. Se il sindaco non prende i mezzi pubblici,
Ah beh, allora lui non saprà mai come funzionano i trasporti a Napoli. Se li prende, si renderà conto di come sta la situazione. Il sindaco si è fatto portavoce di una promessa, cioè di trasformare la corsia preferenziale di Piazza Dante in zona a traffico limitato e quindi modularne l'accesso al centro, dare possibilità ai motorini di passare H24 e le auto dalle 18 del pomeriggio alle 9 del mattino. Si è passato ancora un mese da quest'altro e ultimo proclama e siamo ancora in attesa di una risoluzione. Nemmeno Gesù oggi può fare qualcosa contro questo sindaco. Con il revolver sempre preparato, vamos buscando cada vez más enemigos, vamos armados si tú eres nuestro objetivo. Trasporti pubblici malfunzionanti, venditori ambulanti fuori controllo che prolificano come funghi, parcheggi scarsi e costosi. Sembra che stiano ammazzando il commercio di questa zona. Andiamo a sentire cosa ne pensano i commercianti del secondo tratto di via Toledo, quello che arriva a Piazza Trieste e Trento. Sensulista, los dueños del mundo, de antiterrorista, no somos sospechosos, todos estamos en su lista, los dueños del mundo. Buongiorno, posso sapere come vanno gli affari con questa ZTL? Una schifezza, 50% in meno rispetto all'anno scorso. Malissimo, molto molto male, stanzia da tirare non ci vuole proprio, è una rovina per tutta la città. Almeno farebbero parcheggi dove potresti fermare, parcheggiare in santa pace, allora andrebbe anche bene, ma senza parcheggi è inutile. Qua si lavora anche, diciamo così, con il passaggio, ma non un passaggio pedonale, anche qualcuno che arriva con la macchina fino a qui, è chiaro, e non potendo arrivarci, quindi nelle zone limitrofe non arriva, è chiaro. Ma in realtà questo tratto era già chiuso prima al traffico. Però c'era la possibilità di arrivare in zone, diciamo così, ai limiti, diciamo così, della chiusura al traffico. Invece adesso si allargandosi e il problema è aumentato. A me che mi chiude via Partenope mi sta bene, via Pessino la trovo inutile comunque. No comment. No comment. L'affluenza è calata. Cara signora, se questo non riesce a capire che la città deve vivere e non deve morire, è inutile che discutiamo. Ha liberato il lungomare, adesso lo stesso le macchine possono camminare e non abbiamo dato fastidio a nessuno. Ora facciamo arrivare la provincia, cerchiamo di dare dei servizi che non ci sono, i parcheggi. Che aspettiamo? Un'altra Coppa America per essere felici e contenti? Rientro per noi zero. Ormai ufficiale, in questo tratto di strada mi detestano. Dopo questa estenuante puntata, Antonella e Giuliana vi salutano e ci vediamo alla prossima. Ciao!